Ci avete chiesto in moltissimi, comunque troppi, no, sono serio, troppi. Ci avete intasato i direct di Instagram, il subreddit e i commenti su YouTube, chiedendoci di reagire al video di Sotomayor, "A noob in, chi vuole essere monetizzato?". Quindi oggi siamo qui a fributtare. Ci viene bene, no? Immagini di avere una pub di Poldo e un video suo ogni mese da fare, abbiamo un sacco di contenuti in più. E un sacco di fatica in meno. Tanto il lavoro sporco lo fanno loro. E Gabriel. E Gabriel. Ciao Gabriel. Ciao. Hey. Ci ha fatti abbastanza simili. Per una volta non hai baffi arancioni e i capelli castani. Dai, cominciamo. Un aereo sulla Statua della Libertà? Nel fantastico no, e mirabolante no. Mondo youtubiano succedono cose che non hanno né un senso né un piano. Ehi, piccolo scricciolo, cosa vuoi come regalo? Voglio poter fare soldi giocando tutto il giorno. Oh, ecco una bella monetizzazione per te. E tu? Io non lo so cosa faccio, ma voglio i soldi lo stesso. Oh, 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 certo, ecco qui. È un monetizzato per te, un altro a voi. Siete adorabili. Ma contro te fatti molto bene. PS, siete adorabili. A te una bella... Cioè, Babbo Natale che ogni volta ha un logo diverso sul petto. Una volta YouTube, una volta la Lega. Cosa? E una volta con me contro te. Che c'è scritto? Dico il contrario di quello che... Bell' easter egg. Dopo vedrai che c'è la Lega, ho visto. Siete adorabili. A te una bella... Ma no, ma dai, ma non puoi. Noi ci dissociamo dalla Lega in tutto e per tutto. A te una bella pacca sulla spalla, ah. E anche a te. Ho capito adesso. E a me cosa dai, Babbo Natale? A te un simpatico simbolo giallo. Giallo è il colore dell'amicizia. Ed è per questo che io vi odio tutti e odio in particolare il colore giallo. Mamma, perché il signore è cattivo con noi? Qualcuno può spiegare a Sotomayor che non sono Bertra? Cioè, boh, qualcuno ha sbagliato i canali. Io dovevo essere raffigurato come Bob l'aggiusta tutto. Dai il pallino giallo, lo prendo, lo smartellate, diventa verde. È il mio unico talento. Speravo segnasse le 17 questo orologio. Lo so, speravo potessi sorvolare per una volta. Oh, la rinvio di easter egg, troviamoli tutti. Allora, camper... Minchia, uguale! Signori, è cazzo uguale! Faccio una foto col telefono, subito. Perché il pesce siluro ha lo stesso baffo nella stessa situazione. È identico! Cosa vediamo noi? Cosa c'è nel video? Mancano solo la birra e le patatine. E... quel mobiletto che volevamo comprare ma era out of stock al negozio. Allora, camper, com'è andata la conferenza? Di merda come sempre, Spawn. Senti, qua la situazione è critica. Siamo in una fase di rivalutazioni del giro d'affari, con un tentativo di ampliare il possibile ventaglio di offerte ai clienti, ma bisogna prima rimettere in discussione l'equilibrio che abbiamo trovato in precedenza. Stringi. Senza dimenticare l'ultima fase di questo percorso. Non ho mai detto una frase così lunga in un colpo solo. No, non sa parlare. C'è un motivo se faccio io le intro e io le outro. Ah, non erano le tue manie di protagonismo? No, è perché non sai parlare. Senza dimenticare l'ultima fase di questo percorso, probabilmente la più importante per gestire una prospettiva aziendale a lungo termine. Cioè? Dobbiamo fare money. E questo è il report del mese. Posso? No. Una piccola? No. Piccola piccola? Microscopica? Ma porra! Uno. Non chiedo permesso per bestemmiare. Non ho mai chiesto il permesso, me lo prendo e basta. Due, non facciamo passare il messaggio che sia solamente io a bestemmiare in questo canale. Tipo quando viene Leo, quando vengono Bertra, ne dicono un sacco. Quando Spawn gioca Fall Guys e ci dice: raga, per piacere, niente bestemmie oggi. E poi quindi cortesemente non facciamo passare questo messaggio errato. Comunque mi piace come ha saputo tratteggiare bene la mia espressione tipica di perplessità. Complimenti. Ma non tutta la farina viene per nuocere. Esatto. Che cosa? Infatti ho una sorpresa per te. Sarai ospite della nuova trasmissione di Jerry Scotti ed è la nostra ultima spiaggia per riottenere la monetizzazione. Mo ci ripigliamo tutte quelle che ho nuost. Cringiometro. Era corretto il cringiometro.
Buonasera, buonasera e benvenuti a chi vuole essere monetizzato. Ma perché Gerry Scotti parla con accento tedesco? Oggi siamo qui con il signor Andrea Grassi, per i simpatici amichetti di YouTube Camper. Ma non perdiamoci in un bicchiere di granita e andiamo subito alla prima domanda. Sei pronto? Sì, sono pronto. Emozionato? Mi vuoi fare sta cazzo di domanda o no? Ah, simpatico come le emorroidi il nostro camper. Ma andiamo alla prima domanda. È quello che dice la maggior parte delle persone che guardano i nostri video. Stavo per dire, non lo dice solo Gerry Scotti, fidatevi. È mattina e ti sei appena alzato, ma sbatti il mignolo sul comodino. Non può accadere, perché la mattina noi non ci alziamo. Cosa urli? A. Po. Que. Do. B. Acciderboli. C. Ma poi. Covid. Tua mamma. Da. Di. Mobile di. Ti brucio e ti. Sopra. Allora. Sono indeciso tra la C e la B. Difficile. Penso che sia la B. È la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo. Ti ho detto sì, por. È la risposta giusta! Ecco qui la seconda. Carichi un video su YouTube e un utente ti scrive: fate schifo, andate a lavorare. Cosa dici? A. Ti investo con la macchina. B. Spawn prepara la cantina. C. Grazie per il commento. Stuzzo. D. C'è una divergenza di opinioni, sono in disaccordo. Questa è davvero tosta. L'opzione è ban istantaneo e non si risponde. Elimina commento. Questa è davvero tosta. Ma direi la D. È la tua? Sì, accendi la brucia, la fulmina, la porta. Ma è la risposta esatta, ma andiamo! Voglio comprare un cringiometro. Così almeno Gabriel non dovrà più mettere l'effetto del ghiaccio. Cioè abbiamo semplicemente la barretta che la alziamo noi manualmente. Ora il gioco si fa croccante. Dimmi, quale frase tra queste potrebbe essere considerata family friendly da YouTube? A. Ok, non si muove più. Bello questo cloroformio. B. Non è colpa mia, stavo solo provando la mia carabina. C. Lui è lui e io sono Sofì. D. Non è come sembra, stavo testando i bicipiti. Mi sa che ho bisogno di un aiuto. Non ho capito la D. Lo stavo menando. Devo testare i miei bicipiti. Pensavo fosse qualcosa inerente alla droga. Ah, no, non è nel senso. Mi sa che ho bisogno di un aiuto. Siamo in difficoltà, ma hai tre aiuti. Il 50-50, la chiamata a casa e l'aiuto del pubblico. Ma, chiamata a casa. Parlo con il signor Spawn. Ciao Gerry, sì, sono io. Bene, senti Ciccio, il tuo amico ti farà la domanda e avrai 30 secondi per rispondere. Ok. Allora Spawn, quale frase family friendly tra quelle che non ho voglia di rileggere? Ok, sì, diciamo che se calcoliamo l'aerodinamica come parte della meccanica che studia il moto dell'aria e le forze che questa esercita sui corpi in quiete o in moto relativo rispetto ad essa, possiamo creare una passaporta in grado di ambivalere ogni definizione in essa contenuta, tale da darci la risposta alla domanda. Risposta alla domanda che è... Oh, è scaduto il tempo, che sfortuna. Chiaro. Signori. Porco. Stacca. Uso l'aiuto del 50 e 50. Ah, rimangono la C e la D. Se non la sai, possiamo ancora usare l'aiuto del pubblico. Usiamo anche quello. Questo è proprio un classico game alla camper. Sì, non ce ne giocare, ma usiamo tutto. Datemelo, così capiamo. Usiamo anche quello. Il pubblico ha deciso. Ci confermo, dai, accendiamo. Una cavalcata vincente, signori, perché questa è la risposta esatta. Senza verbo, è proprio il camper. Lasciarti trasportare dall'emozione. Ecco la prossima. Hai lavorato ad un video per un mese, investendo il tuo tempo, le tue energie e soprattutto parecchio denaro. Abbiamo. Hai lavorato ad un video per un mese, investendo il tuo tempo, le tue energie e soprattutto parecchio denaro. Ma una volta caricato, YouTube te lo mette come vietato ai minori e non ci guadagni nemmeno l'ombra di un centesimo. Cosa fai? Ah! Accetti e vai avanti. B. Ne tiri giù. Penso verrai eliminato qua. Penso farò una strage. C.
come se non ci fosse un domani. E vabbè, dai, camper, ci hai provato. Ho registrato la puntata, se ti va. Cioè, fino a quando non hai iniziato a picchiare Jerry e il pubblico. Birra? Birra! Bella proprio. Allora, ragazzi, come va il canale? Toccato un tasto dolente. Vi hanno demonetizzato un video. Durava più di 10 minuti. E ci avevate anche lavorato un botto. Ma lo dicevo così per dire. Non sono Bertraff. Non ho problemi di pallini gialli. Non abbiamo. Abbiamo. E ringrazio The New per aver partecipato al video senza volerlo e saperlo. Grazie. Grazie per un video easy da fare. Comunque, carino. Molto bello, molto bello. Basta, fammi passare per quello che bestemmia ogni 3x2. In caso non sono l'unico. Mi piace come tu non ti voglia discostare da questo personaggio, ma almeno tiro anche un altro nella fossa. Beh, che cazzo. Sembra che sia quello che bestemmia ogni frase. Dio che... No, cosa? No, levasi i pallini gialli, per cortesia. Sciò. No, sul serio, bestemmio molto meno... Mi piace la tua difesa. Secondo me, tipo, Among Us saresti già morto in questo momento. Sono molto bravo a giocare ad Among Us. Stasera potete vedere in streaming. Vi aspettiamo su Twitch Among Us con Atrix e Eifratm. Eifratm. Detto questo, noi vi lasciamo il link di Sotomayor in descrizione. Per oggi, dal camper e da Spawn è tutto. Noi ci vediamo. Ma come? Come? Ma con un prossimo video.